È il 5 novembre dell'anno 1922. Siamo in Egitto, nella Valle dei Re. In questo luogo e a questa data si compie l'impresa più fortunata e avventurosa della storia delle scoperte archeologiche, il ritrovamento della favolosa tomba del faraone Tutankhamon. I faraoni regnarono in Egitto a partire dal 3200 a.C. e vi fondarono per 2675 anni un impero così ricco che si diceva la polvere stessa fosse oro. Innalzarono templi maestosi, dedicarono statue d'oro agli dei, raggiunsero un'arte raffinatissima nella ceramica, nei gioielli e negli oggetti d'uso. Ce ne danno testimonianza questi resti e i ritrovamenti avvenuti nella Valle dei Re, il più sontuoso cimitero della storia. Qui i faraoni, secondo la concezione religiosa dell'antico Egitto, venivano seppelliti con i loro oggetti personali e con quanto poteva loro servire nella nuova dimora dell'aldilà. Così queste tombe, per l'immenso valore delle cose che custodivano e per la loro testimonianza storica, furono nel corso dei secoli prima saccheggiate da predoni senza scrupoli e finalmente, a partire dal tempo di Napoleone, portate alla luce dagli archeologi. E intorno agli anni 20, un archeologo dilettante, Lord Carnarvon, e un archeologo di professione, Howard Carter, si trovarono davanti alla porta che fino allora aveva racchiuso uno dei più affascinanti misteri. Qual è questo mistero? Come mai questa tomba si conservò pressoché intatta fino al 1922? Come fu possibile questa scoperta? Assieme agli scopritori, oggi il numero 128 di Spazio ci riporta nella Valle dei Re per ricostruire la cronaca della scoperta. La notizia che forse pochi conoscono è che la tomba di questo faraone, salito al trono ragazzo di 8-9 anni e morto giovanissimo all'età di 19, probabilmente non era la sua. Come mai? C'è un'evidente sproporzione, dice l'archeologo, tra le modeste dimensioni della tomba e l'ingente tesoro che è stato trovato affastellato nella camera mortuaria. Perché e come mai? Perché dietro la storia di Tutankhamen c'è tutta una vicenda di intrighi e di lotte feroci. C'è un generale, Oren Heb, capo dell'esercito, e un maestro di palazzo, Ai. Questi due personaggi, data l'età giovanissima del faraone, erano i veri padroni dell'Egitto. Quando il faraone morì, Ai si impadronì del potere e quindi anche della tomba, che secondo la concezione religiosa del tempo era già stata preparata per il faraone, e gli cedette la propria. Per questa ragione la tomba fu persa di vista e per questa ragione probabilmente giunse pressoché intatta agli inglesi Carnarvon e Carter. Ecco, questa che incomincia nelle brume della campagna d'Inghilterra è la cronaca della loro straordinaria scoperta.